Sotto i portici di Piazza Vittorio, una piazza che si sta svuotando di pellegrini e fedeli, andiamo ad ascoltare le loro emozioni. Adoro questo Papa, è bravissimo. È magnifico, ha proprio qualcosa dentro, qualcosa che non si può dire. È il nostro grande Papa, è il papà di tutti, ci vuole bene e noi gli vogliamo bene, preghiamo per lui davvero. Un'esperienza indimenticabile. Com'è stata a vedere questo Papa? Tanta, tantissima, mi è venuta anche le lacrime agli occhi. È una... brasiliane, lui era lì vicino a noi, è un'emozione unica, unica. Quasi un connazionale, possiamo dire così. Più o meno se è latinoamericano, dell'Argentina. Sì, sì. Il nostro vicino di casa. Voi abitate a Torino? Sì, sì, abitiamo sì, qui. Sì, sì. Non avete perso questa occasione di vedere Papa Francesco? Assolutamente no. No, è stato proprio un piacere, bellissimo, un'emozione. Molto, ma molto piacevole, diciamo. Bello vedere il Papa così vicino, fantastico. Poi no, dice sempre le cose molto interessanti, bello. Ah, è stata una bellissima esperienza, veramente. Sono veramente soddisfatta. Oggi siete di nuovo qua? Sì, sì, oggi rimaniamo tutto il pomeriggio e niente, speriamo che siano stati molti, insomma, a pensare la stessa cosa. Avete visto Papa Francesco? Certo che l'abbiamo visto. L'emozione è stata? Bellissimo, stupendo. L'abbiamo visto anche da molto vicino, quindi veramente, è stata un'emozione. Poi è la prima volta per noi, quindi fantastico. Molto molto bello in effetti, anche se non avevamo la possibilità di stare qui in piazza, eravamo molto vicino qui alla chiesa, quindi veramente bellissimo, bellissimo. Una guida per i nostri giovani e una guida per noi tutti. Quando parla di Cristo roccia, secondo me è lì che dobbiamo ancorarci su questa roccia e sentirlo come roccia Dio. Perché che ci ama e non ci abbandona, quindi sia per chi ha bisogno, sia chi per una sofferenza, sia chi senza lavoro, deve sapere che lì questa roccia non ci abbandona.